incontaminato il suo paesaggio, ricco il suo patrimonio storico, artistico, culturale. Montalcino, in provincia di Siena, che si presenta ogni anno con la sua eleganza, il suo stile, la sua forma davvero esemplare, per dare il benvenuto al principe della tavola internazionale. Benvenuto Brunello. Ventitreesima edizione di Benvenuto Brunello, manifestazione che ogni anno richiama al chiostro del Museo di Montalcino giornalisti nazionali e internazionali, operatori vari del settore, per l'incontro coi produttori che presenteranno le nuove annate appena lanciate sul mercato. Giornalisti che stanno appunto degustando le annate, stanno degustando il Brunello. Diamo il benvenuto ad una giornalista che sta lavorando, come si chiama? Delphine Vessier. Un benvenuto ad un principe della nostra tavola. Sì, assolutamente, è sempre un grande piacere venire a Montalcino ogni anno a degustare il Brunello, e poi l'annata 2010 è veramente una grande annata. Cosa si nasconde dietro questo vino 2010? Non si nasconde, in realtà si rivela una grande tipicità, si riconosce il Sangiovese come può essere nelle sue diverse caratteristiche sui diversi cru che ci sono a Montalcino. E i giornalisti prendono appunti, insomma, dite anche a noi un parere di quest'annata 2010. Ma sicuramente è un'annata molto attesa, sotto il profilo della complessità, della classicità dell'andamento in vigna, e quindi sicuramente con dei Brunello più completi, con un lato di freschezza, di contrasto. Probabilmente, diciamo, in alcuni casi andranno attesi, però già questa prima ricognizione mette in luce una media piuttosto alta e confortante. È d'accordo anche il collega? Oh, senz'altro, è un'annata da studiare, è un'annata non facile da sentire subito adesso, quindi da risentire negli anni. È un'annata molto potente, di uva matura, sana, che forse ha la pecca di una gradazione un po' difficile. Ecco, come oggi che il consumatore sta molto attento alla gradazione in etichetta, questo potrebbe essere un problema, però il vino è un vino solido, molto, molto, molto Brunello. Do il buongiorno e benvenuti a tutti. È un onore per me essere qui in una giornata così importante come questa, grazie al consorzio del Brunello di Montalcino. Un primo ringraziamento prima di passare alle presentazioni e dare il via alla cerimonia di questa giornata alla Curia di Siena per aver messo a disposizione questo splendido ambiente della Chiesa di Sant'Agostino per il secondo anno consecutivo. Passo quindi a presentare gli ospiti di questa mattina, a partire dal sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Buongiorno sindaco. Il presidente del consorzio del Brunello di Montalcino, Fabrizio Vindocci. Buongiorno presidente. Il professor Simone Orlandini, meteorologo. Buongiorno professore. Il dottor Paolo Vagaggini, enologo. Buongiorno. Il dottor Fulvio Mattivi della Fondazione Edmond Mac San Michele all'Adige. Buongiorno dottore. Da questa parte Allan Bai, buongiorno. Alfredo Tesio, buongiorno. E Antonello Maietta, buongiorno. I componenti della commissione Premio Lecce d'Oro.
Allora un saluto naturalmente anche a tutti voi presenti, alle autorità in sala, alle forze dell'ordine tutte. Vi ricordo che siamo qua stamani per l'assegnazione dei premi Leccio d'Oro 2015 e per presentare ufficialmente l'annata 2014 Benvenuto Brunello, con la presentazione e la posizione della piastrella celebrativa. Cos'è il premio Leccio d'Oro? Beh, ogni anno il consorzio premia un ristorante, un'enoteca ed un'osteria che, oltre ad essere di riconosciuta qualità, abbiano una particolare attenzione ai vini, naturalmente in particolare al Brunello di Montalcino, ma a tutti ai vini del territorio. Vincitore del premio Leccio d'Oro 2015, sezione enoteche, è l'enoteca Cantine Isola di Milano. Consegna direttamente il premio, ecco qua, all'Ambai, all'Enoteca Cantine Isola di Milano, a Luca Sarais. Complimenti. Vincitore del premio Leccio d'Oro 2015, sezione Osterie, è il Trattoria di Vino di Edimburgo. Grazie ancora e complimenti a Toni Crolla, grazie, grazie e complimenti. E quindi il Leccio d'Oro 2015. Vincitore del premio Leccio d'Oro 2015, sezione ristoranti, è il ristorante A Voce di New York. Don't speak Italian, but I just want to say viva Italia. Prima che si è riunita una commissione appositamente costituita, formata da 27 tecnici ed enologi che operano sul territorio di Montalcino, che hanno degustato 45 campioni di vino dell'annata 2014, il cui risultato è stato l'attribuzione di 3 stelle all'annata 2014. Benvenuto al Brunello con 3 stelle. Passiamo quindi alla presentazione della piastrella celebrativa dell'annata 2014. La piastrella per celebrare l'annata è stata realizzata da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che inviterei qua. Prima edizione con un grande successo sia di esperti sia di pubblico, insomma un benvenuto straordinario. Effettivamente sì, siamo molto soddisfatti, per noi è importante un'annata come il 2010 che è la valvola di traino dell'economia di Montalcino. Oggi abbiamo avuto anche un grande maestro, Carlin Petrini, che ci ha dato una bella lezione che dobbiamo farne tesoro. Diciamo che a Montalcino quello che lui ha detto viene normalmente messo in pratica, lo stiamo vedendo, i nostri agricoltori in sinergia con l'amministrazione comunale, con la regione, porta avanti progetti come questo del restauro dell'ex seminario vescovile, dove tra qualche anno avremo anche la sede del Consorzio del Brunello e poter effettuare manifestazioni non solo a carattere enologico, presentazione dei nostri vini, ma la possibilità di farlo fruire a tutta la comunità di Montalcino. Sindaco Franceschelli, i produttori, l'orgoglio di Montalcino. Sì, sicuramente i produttori sono i nostri ambasciatori, sono coloro che con i loro sacrifici, con la loro fatica, girano il mondo e portano il nome della nostra città e del nostro territorio nel pianeta. Questo non sono mere parole, considerate voi che un medio produttore mediamente gira e vende in 40 paesi, per cui un ambasciatore del territorio fondamentale per la nostra città. Thank you.
Mariangela, ma che delizie, eh? Che delizie, rigorosamente che fatte in casa. Delizie toscane, sì, fatte in casa rigorosamente, sia la pasta, tutti i sughi, non c'è niente di comprato già fatto, tutto fatto da noi al momento. In questo caso pinci all'aglione, un sugo, sì, caratteristico. Un sugo caratteristico a base di tanto aglio, pomodori ciliegini e salsa di pomodoro e un po' di piccante, naturalmente in Toscana non può mancare. Assolutamente, noi vogliamo sapere anche un eventuale secondo, che secondo lei... Un secondo forte per quanto riguarda il vostro locale, comunque la nostra scottiglia di cinghiale. Questa è la cosa, secondo me, è la cosa più forte nel nostro locale e nella zona di Montalcino, anche caratteristico. E la nostra scottiglia perché la facciamo in modo particolare, proprio come le nostre vecchie nonne. Allora, noi non perdiamo il tempo e l'occasione di gustare qualche vostro piatto tipico. Bene, complimenti e buon piacere. Lavoro. Buon lavoro anche a voi, grazie mille. E il protagonista della nostra trasmissione di oggi è senza dubbio il Brunello, ma per gustare un buon bicchiere di Brunello ci vuole ancora più gusto se accompagnato a delle specialità tipiche di Montalcino. In questo caso ne parliamo con Tommaso, grazie di averci accolti. Grazie, buongiorno. Sì, qui possiamo vedere tre piatti tipici montalcinesi. Abbiamo i pinci all'aglione, che sono pasta esclusivamente fatta a mano. E accanto potete vedere la scottiglia di cinghiale con i fagioli alla lucelletta, che è tipica montalcinese, è uno spezzatino di cinghiale in umido con i fagioli sempre in umido. Altre specialità della casa quali sono? Sì, qui in questo ristorante esistono solo piatti tipici montalcinesi, abbiamo tutta pasta fatta a mano, pinci e maccheroni, abbiamo delle zuppe di ogni tipo, dalla zuppa di funghi alla zuppa alla famosa ribollita. E poi anche come secondi abbiamo tutta cucina tradizionale, dopo oltre al cinghiale abbiamo la trippa allo zafferano, che è tipica di queste zone, o la lingua in salsa verde, o comunque sia il fegato con le cipolle, o le polpette con le patate, tutti i prodotti insomma tipici di questa zona. Io ti lascio alla tua clientela, che sono affamati tanto quanto me, e ti ringrazio ancora, come ringrazio tutti i montalcinesi che sono veramente in perfetta sintonia col territorio e con tutte quelle che sono le risorse. All'interno del chiostro del Museo di Montalcino troviamo i produttori con i loro banchi d'assaggio, con Brunello di Montalcino 2010, Brunello di Montalcino Riserva 2009, Rosso di Montalcino 2013, Moscadello di Montalcino, Sant'Antimo. E la terra con i suoi profumi, la sua bellezza riesce sempre ad emozionarci con i suoi prodotti. Questo è anche il caso del Castiglion del Bosco. Beh, è un'azienda sicuramente storica, una delle più grandi del territorio di Montalcino, è una proprietà immensa, sono 1700 ettari, dei quali 1200 sono di bosco e 60 ettari a vigneto. Si trova nella parte nord-est della denominazione, ma i nostri vigneti, dove produciamo il Brunello di Montalcino, guardano a sud-ovest. Un grande vigneto, un corpo unico di 40 ettari, dove produciamo due Brunelli, il Brunello di Montalcino e il Campo del Drago, che è una selezione che ha un'uscita ritardata, ha un affinamento in bottiglia più lungo e che proviene dal vigneto più alto, 450 metri sopra il livello del mare, terreno ricco in galestro, quindi molto povero, molto drenante, un equilibrio perfetto delle vite che dà ai nostri vini una grande complessità e una grande eleganza. Casato Prime Donne nasce da un'idea di Donatella che con tecnologia e tradizione ha voluto rilevare l'attività di famiglia, dando però un taglio del tutto nuovo, uno staff completamente femminile. Le cantiniere infatti sono tutte donne. Esatto, il nostro è il lato femminile del Brunello, una cantina con tutte donne dove c'è addirittura anche un consulente donna francese. E quindi uno staff che va dal commerciale fino al primo acino d'uva, tutto di donne. Una novità importante perché insomma il Brunello è impetuoso, ha caratteristiche maschili, eppure queste donne riescono a fare un lavoro ottimo.
Esatto, direi che proprio la potenza, la grande armonia, ma la grande muscolosità del Brunello sono i caratteri che piacciono di più alle donne, e alle donne che amano dei vini importanti, il nuovo consumatore femminile italiano e mondiale. Donatella è molto attenta al territorio, a ciò che la circonda, anche attraverso un impegno politico. Donatella infatti è stata assessore 10 anni e ha fondato un movimento importante. Sì, mi sono occupata di turismo del vino, un turismo che riguardava 25 anni fa solo una ventina di cantine italiane e adesso riguarda 21.000 cantine italiane aperte al pubblico, quindi ha rivoluzionato l'accoglienza dei visitatori in cantina. Una cantina, devo dire, dal forte gusto creativo, tutta pitturata con l'immagine raffigurante le zebre. Sì, questo è un quadro di una nostra amica, Valtraud del Red, e che mi piaceva tantissimo il quadro e abbiamo deciso poi di fare tutta la cantina affrescata con queste zebre. E da qui nasce una vostra selezione? No, nasce questo vino che è una nostra selezione delle migliori uve. Qual è la particolarità di questo vino? Praticamente noi facciamo la vinificazione separata di tutte le nostre vigne, poi l'invecchiamento separato e poi scegliamo le partite migliori praticamente, facciamo un blend prima dell'imbottigliamento. È particolare perché è un vino molto profumato, però nello stesso tempo molto fresco, che è persistente lungo sul palato, piacevole, cioè ispira a ribere, non è aggressivo ma molto elegante. Luca, un processo di vinificazione senza stravolgere il normale processo della natura. Sì, appunto, noi siamo un'azienda a gestione familiare situata nella vallata di Sant'Antimo, produciamo Brunello nei nostri 20 ettari di vigneto e olio extravergine d'oliva. La nostra idea è quella di conservare nella maniera più naturale possibile il prodotto che ci viene dato dalla vigna, la naturalezza, la frutta. Appunto usiamo sia per il rosso, per il Brunello e per il Sant'Antimo dei legni francesi, rovere francese, botte medio-piccola da 5, 10 fino a 20 ettolitri. Cerchiamo appunto di conservare quello che ci dà il vigneto arrotondendo, ammorbidendo, dando volume con un tannino non troppo aggressivo. Oltre ai vini producete anche olio, un olio molto particolare. Olio extravergine d'oliva nel frantoio aziendale dove appunto maciniamo solamente le nostre olive. Facciamo una raccolta molto anticipata intorno alla metà di ottobre fino alla prima settimana circa di novembre, quando le olive ancora non sono perfettamente mature, quindi questo ci permette di produrre una crema di oliva, una crema di olio che ha una freschezza, una fragranza di carciofo e una cremosità infinita, veramente particolare. Una selezione particolare, una riserva 2009 presentata anche in ottimo stile in questo caso. Beh, abbiamo fatto una ricerca di stile insieme alla stilista americana Denise Fossil e abbiamo creato per questo Brunello Riserva un packaging del tutto particolare, astuccine e copelle, e la stessa etichetta è realizzata con lo stesso materiale, con delle borchie che contornano il tutto. E i profumi e le sensazioni che emergono da un calice per la riserva? Beh, sono dei profumi complessi di confettura, di frutta, che danno una grande ricchezza di sensazioni sia all'olfatto che al palato.
un packaging, abbiamo detto, ideale anche per il trasporto. Non a caso l'abbiamo chiamato il vino prêt-à-porter e quindi è stato pensato anche per un consumo femminile, per trasportare la bottiglia con eleganza e femminilità. E dopo la riserva andiamo a conoscere anche la selezione di questo Brunello del 2010. È la presentazione del Brunello 2010, per noi un vino che riscuote notevole successo, in particolare nei nostri mercati anglosassoni. Abbiamo dei consumatori esigenti che lo apprezzano per la tipologia della vinificazione delle viti e per la cura che poniamo sia nel prodotto che nell'immagine della bottiglia. Ecco, nell'immagine appunto vediamo questa forma comunque elegante, no? Che presenta il vino. Cerchiamo di mantenere la tradizione nei colori sobri, però anche l'innovazione nella tonalità bronzo e nell'eleganza della opacità, per rendere una bottiglia attraente sia su un ripiano di un negozio che in un ripiano di un ristorante o di un bar. Alessandra ed Edward, una passione ereditata dai nonni, una passione che è diventata la loro ragione di vita. 7 ettari di vigne sparsi del territorio di Montalcino. Sì, allora, buongiorno, sono Alessandra Marzocchi di Tenuta Poggio Rubino. Produciamo Brunello di Montalcino, rosso di Montalcino, la riserva che nelle annate migliori è da un unico vigneto che è quello, diciamo, più vecchio, insomma, dell'azienda, circa 28 anni. Un IGT Super Tuscan e uno Sparkling Rosé. Per quanto riguarda la nostra filosofia, è una filosofia tradizionale. Vinifichiamo con lunga macerazione, quindi la qualità si fa nel vigneto, la qualità delle bucce e dell'uva, in cantina con lunga macerazione di circa 30 giorni e poi invecchiamento del Brunello di Montalcino 3 anni in botte di legno grande e almeno un anno in bottiglia prima di uscire sul mercato. Quindi un invecchiamento in legno anche per il rosso di Montalcino e circa 6-8 mesi di bottiglia prima di uscire sul mercato. E non potevamo non venire a curiosare qua dove maturano i vini. Stiamo parlando di una delle cantine di Montalcino, in questo caso l'azienda Caprili, qua dal 65. Ma godiamoci le immagini della vendemmia. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Immagini veramente suggestive quelle realizzate durante un periodo della vendemmia, vero Giacomo? Sì, diciamo è il periodo più bello dell'anno alla fine, perché comunque è la grande festa dopo un lungo inverno e una lunga estate di maturazione. Un'azienda che ha ben 50 anni di storia, di esperienza, di grande amore e maturato per questo prodotto eccellente. Sì, diciamo, è una passione che si tramanda ormai ben per la quarta generazione che rappresento e diciamo la nostra principale passione poi è il Sangiovese Grosso, che è il vitigno simbolo di questo grande vino. Qua all'interno il silenzio sembra un po' avvolgersi in questa atmosfera particolarmente intensa che osserviamo, che respiriamo anche qua, perché è il momento dell'invecchiamento poi del vino. Sì, diciamo, è un po' come entrare in una cattedrale alla fine, si trova veramente il tempio del Brunello, dove lui rimane per i suoi 3 anni di invecchiamento e la riserva invece per 4 anni. Quindi tu sei un imprenditore, un giovane imprenditore che porta avanti in grande stile quello che sono le radici della famiglia. Sì, io insieme a mio padre, mio zio e mia zia continuiamo quella che è la passione di famiglia, iniziata con mio bisnonno Alberto e mio nonno Alfo.
Oggi è ancora vivo mio nonno Alfo e ci sta sempre aiutando e dando dei grandi consigli nel continuare questo bel lavoro. Senti Giacomo, ma le tecniche di produzione che usate? Ma principalmente utilizziamo in vigna, facciamo tutto in maniera manuale e utilizziamo trattamenti che sono a base di rame e solfo. Mentre in cantina utilizziamo solo le botti grandi, e tutto l'invecchiamento quindi avviene nelle botti da 30, 40, 60 ettolitri e tutte in rovere di Slavonia. Un'azienda anche molto attenta alla ricerca, allo sviluppo. Sì, noi già dal 2006 abbiamo iniziato la ricerca sul clone del Sangiovese selezionato dal mio bisnonno Alberto e mio nonno Alfo nel 65. Abbiamo deciso assieme a mio padre di continuare questa ricerca appunto appoggiandosi all'Università di Siena con la Facoltà di Scienze Ambientali. Io credo, se sei d'accordo, di poter andare a degustare qualche tipologia di vino. Sì, volentieri, perché no? Ecco Giacomo, andiamo un po' a scoprire le qualità e le sensazioni di questo Brunello 2010. Ma è l'annata, se così si può dire, del secolo, l'annata che aspettavano tutti dopo la 90. Diciamo, è un'annata bella, è stata una bella annata durante tutto il 2010, abbiamo avuto piogge giuste e anche non è stato eccessivamente caldo durante l'estate. Purtroppo questo non è stato il 2014, ma comunque, grazie a Dio, c'è comunque dei prodotti. Sì, diciamo che indietro si può ancora guardare. Allora, vogliamo degustare queste 5 stelle. Degustiamo allora questo Brunello 2010, che è l'annata 5 stelle. Perfetto, sentiamo. E, fra l'altro, voi state molto attenti anche all'immagine, alla comunicazione, quindi un bel impatto di etichetta. Sì, diciamo, è stato richiamato quello che era la vecchia etichetta, la prima etichetta fatta nel 78 da mio nonno, è stato cercato di fare un richiamo su quella lì e cercare di mettere un po' più di modernità e di cambio anche generazionale nell'etichetta. Ah, tu, da grande esperto di questa azienda, ovviamente ci vuoi far sentire un po' quelle che sono le sensazioni e i principi di questo vino? Ma diciamo, è un 2010 che si presenta con una bellissima unghia sul bicchiere, quindi è un rosso rubino molto, molto intenso, con dei riflessi granati sul lato più alto del bicchiere. Al naso ha un gusto floreale molto intenso e molto di impatto. E fresco, deciso, arriva il moscatello anche. Sì, questo è il vino, diciamo, che facciamo da circa 20 anni in azienda. È, diciamo, voler continuare quella che è la tradizione montalcinese. Quindi è un vino storico del Montalcino, già se ne ha notizia del Bacco in Toscana del Redi, già nel 1600. Quindi è, diciamo, un qualcosa di voler continuare quella che era una tradizione prima di Montalcino, che è questo vino che veniva utilizzato principalmente dal Vaticano per le funzioni religiose. Ecco, oltre a questi prodotti, quindi al buon Brunello, al Moscatello e anche al Rosso ovviamente, qua si produce anche dell'ottimo olio. Sì, sì, ci sono anche dell'olio d'oliva, abbiamo circa 3 ettari e mezzo di oliveto, dove produciamo circa 1500 litri di olio ogni anno. Abbiamo 3 principali cultivar, che sono poi le cultivar toscane, sono Frantoio, Moraiolo e Leccino. Ma Giacomo, insomma, sentendoti parlare si percepisce molto questa eredità anche culturale del nonno. Eh sì, dobbiamo portare avanti quello che è la voglia e la sua idea di questa azienda nel futuro. Grazie Giacomo, noi siamo talmente curiosi che vogliamo andare a conoscere proprio il nonno. Senz'altro, penso sia qui in azienda. Eh sì Enrico, io sono qua proprio con Alfo, che è stato l'iniziatore di tutto questo quando nel 65 piantò la prima vigna, dopo un'esperienza di mezzadro fin dall'infanzia. Sì, esatto, quello che sta dicendo la signora. Io, per me è stato, siamo cresciuti in azienda pian piano, sono partito da nulla, diciamo, col mezzo ettaro, siamo arrivati oggi sui circa 20 ettari.
è una grande soddisfazione mia di aver realizzato, diciamo, questo sogno, ma più grande è stata quella di avere i figli e il nipote che segue l'azienda. E ha visto anche l'azienda lanciarsi al mercato estero in questi anni? Sì, io nel 1978 ho lasciato il primo Brunello e si è commercializzato in Italia. Nel 1979, piccole quantità, 5.000 bottiglie, siamo riusciti ad andare in America, negli Stati Uniti, con 1.000 bottiglie. E da lì il mercato è cresciuto. In Europa è un po', diciamo, si è sparso un po' su tutto il mondo, su tutte le parti. Una quantità ingente, sempre più tecnologica? Sì, sì, sempre più tecnologica, però non grandi quantità, perché ora siamo al massimo di 50.000 bottiglie. Si era partiti, dico, con 5.000 bottiglie di Brunello e 5.000 di Rosso, dalle 10.000 andare 50-60.000, mi sembra un passo abbastanza elevato. Grazie di averci regalato questo momento, grazie Alfo. Grazie. Ed è da qua che il Brunello inizia il suo viaggio nazionale e internazionale. Eh sì, un bel viaggio, lunghe e anche prestigiose mete. Noi gli auguriamo ovviamente un buon viaggio e ancora benvenuto Brunello 2015. Noi ringraziamo per l'occasione ovviamente l'azienda Caprilli che ci ha ospitato per la realizzazione di queste immagini. Poi ringraziamo ovviamente il consorzio del Brunello di Montalcino, l'ufficio stampa Mailander e tutti quanti i produttori che si sono adoperati nel creare questo nostro servizio. Esatto, un grazie ancora di cuore a tutti quanti e noi vi aspettiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qua, Canale Italia 83 del Digitale Terrestre e Sky 913. Staring at a maple leaf, leaning on the mother tree, I said to myself, we all lost touch.